nessuna casoria, non abbia come avere dei parenti, o avere parenti, o avere figli, o nipoti, sia un reato. Se è un reato e tu hai notizia di qualche abuso, caro sindaco, essendo il primo cittadino sulla carta, perché sulla carta, e tu hai notizia del genere, dovresti denunciarlo pubblicamente, non dire le cose sparare le cartate, così. Guarda, io sono diventato, io sarò costretto a vedere anche la giustizia nei confronti, perché praticamente difendere l'operato di un consiglio di amministrazione che definire grossolano, superficiale, incompetente e poco, e tu non solo li hai smesso, hai detto stanno lavorando bene, perché questi signori, badate bene, io sono il primo ad ammettere che la richiesta del comune di Cavandrino è una bufala, è una palla, cioè non esiste, però la responsabilità che deve essere, sindaco, non ti distrarre, sindaco, la responsabilità che deve essere addata a questi signori è che quando il comune di Catonia giustamente ha chiesto di accedere, la Catonia Ambiente ha chiesto di essere pagato, e il comune di Cavandrino che ha appellato ed ha chiesto la riconvenzionale, il consiglio di amministrazione di Catonia Ambiente avrebbe dovuto essere in atto di interventi necessari a provocare quella lotta. Invece, come al solito, essendo dei superficiali, dei grossolani, dei sprovveduti, si sono affidati al rapporto amicale che c'è tra un che può esserci tra un sindaco, un assessore e un consiglio di amministrazione che deve agire in modo formale. Tutto questo non è stato fatto, quindi gravissime, e tu in quanto socio unico di questa società avresti dovuto contestare e rammaricarti della scelta che hai fatto ad indicare quel consiglio di amministrazione. Non solo, eviti, anche perché secondo me non ne hai la conoscenza, purtroppo, evidentemente il tema non lo hai approfondito, ma ti trovi anche in veloci, ma ci devo passarci, ma tu veramente stai facendo, cioè io non lo so, io non ti vedo nulla, tu parli di rigore, domande fatte con rigore, evidentemente tu scambi la passione con rigore, qua non c'è nessun rigore, qua parliamo di cose che sono sotto gli occhi di tutti, caro sindaco, noi abbiamo fatto due interrogazioni, ma il discorso che raccogliamo di è un discorso che tocca la tasca dei cittadini di Catonia ed è una spesa importante per questo mondo. Quindi qualsiasi scelta viene fatta da quel consiglio, da quella società, merita la massima attenzione, la massima valutazione da parte di tua, da chi deve esercitare il controllo analogo, da chi ha la delega all'ambiente, e non per fare in modo di leggere sui giornali, perché la cosa grave, caro sindaco, è che la notizia del pignoramento dei conti correnti di Catonia Ambiente, noi, cioè la città di Catonia, tu sindaco, l'assessore, il dirigente, chiunque, l'avete appresa attraverso un articolo fatto dal partito, cosa inaudita. Così come le spese, noi parliamo, siamo in città di spese per niente, taglia le spese, abbiamo che la stessa corrente del comune di Catonia passa da 60 milioni a 80 milioni, tutta la situazione va bene. Massima attenzione ai privati, scopriamo che con l'artificio del noleggio a prezzo, dico perché non sono un tecnico neanche io, ma il noleggio a prezzo è quando un'impresa si sta a bisogno di una attrezzatura per giustificare l'affitto
mezzo di una piccola parte di terreno dove ci hanno posizionato dei cassoni per la raccolta degli ingombranti, quei cassoni che devono essere sulla piazza Grande, 4-5 cassoni in terreno con costo di 8.400 euro al mese per 2 anni, in totale ci sono spesi 200.000 euro. Questa era la domanda che avevamo posto noi, queste le cifre che noi chiediamo e chiediamo all'attenzione tua, caro sindaco, e di questo contesto, e che nessuno si prende la briga di andare a verificare. Questo è il punto. Allora, su queste cose qua, noi, la città, vuole delle risposte, perché poi la città è quella che paga le spese. Altro che brillantissimi esponenti che stanno lavorando bene. E tu hai detto che è una missione del bene che francamente noi contrastano la nostra. Ma non la nostra, ma la nostra come cittadinanza. Perché noi, che siamo di Catonia, e ci teniamo, quindi teniamo gli sforzi e le sofferenze che fanno. Per questo arriviamo e mettiamo di continuo il punto sull'uso improprio e inutile che viene fatto delle commissioni consigliari. Inutile e improprio, caro Presidente, perché un Presidente di una commissione convoca la commissione e chiede la presenza di interlocutori, suscita la sensibilità e l'attenzione ai problemi e c'è il rispetto di chi ha il mandato popolare a discutere quelle cose qua. E io prima ho denunciato, mi sono trovato tre volte di fronte alla commissione, ho consigliato al Presidente di dimettersi insieme a tutta la commissione, ma io se avessi un minimo di non voglio dimenticare, lo avrei fatto senza tante. E come non potete, caro Presidente Verdana, non può stendere sempre un filo su questo diritto, sarà un vero, sarà un vero, sarà quello che sarà. Thank you.